Ed eccoci all'appuntamento del giovedì con Canale 2 c'era, c'è e ci sarà. Qualcuno per tirarci i piedi tempo fa, qualche buon tempone, scriveva su Facebook mettendo una nostra foto, mia e di Felice, Canale 2 c'era, scriveva questo buon tempone. In realtà noi ci siamo e ci saremo ancora, lui forse non c'è più, così insomma mi dicono in giro. Vabbè. Niente di particolare, era solo una battuta. Cominciamo la nostra trasmissione di oggi. Questo per dire che a volte i buon temponi ci sono, stanno sempre in agguato. Oggi parliamo di qualcosa di bello della nostra città, di un vanto della nostra città, una struttura per anziani che in realtà è qui da tanti anni, è una delle prime strutture di accoglienza di questa città e ne parliamo perché giorni fa c'è stato un riconoscimento per questa struttura e quindi a noi è sembrato doveroso e opportuno invitare uno dei responsabili proprio per parlare di questa bella cosa. Allora, vi presento subito l'ospite che è il signor Nicola Nucera che è qui con noi, ben trovato, Buonasera, si grazie, trova a suo grazie agio, Arturo. tutto bene? Ah, abbastanza bene, Beh, tra l'altro ci grazie. ha svelato di essere uno dei radioascoltatori assidui di Canale 2 ai tempi Infatti, del signor del signor Cece, Ceice, sì, del mio famoso. programma radiofonico insieme a lui, insieme a questa coppia che abbiamo formato per tanti anni alla radio, che era insomma molto, molto Molto funzionante, ascoltata, molto ascoltata. sì. Va bene, allora questo depone bene. E infatti, Questo gioca a depone, favore. possiamo cominciare bene. Allora, Certo. Nicola, Sì. tu dirigi questa Sì, struttura? sono il responsabile Se amministrativo ci vuoi della. spiegare che cosa fate, per chi non vi conoscesse, anche per Sì, allora, raccontare un ovviamente, attimo, che diciamo, cos'è questa struttura? ecco, è una struttura che si La occupa di Cecilia Cecilia 26 di Ventricello. Sì, Altamura. No, non so se l'ho detto prima, forse ti è No, sfuggito la Pia pure. Comunità Cecilia Sì, Ventricello. Sì, che si è trova in Via Gravina, in lo Via Gravina, sappiamo. sì. Sì. Struttura, insomma, di accoglienza per anziani da oltre 40 anni nel settore. E appunto ci occupiamo di accoglienza degli anziani nel settore socioassistenziale e sociosanitario. Quindi è un Quindi ramo è un ramo sensibile, molto molto sensibile, sì, sensibile. perché diciamo la tipologia di utenza, insomma, che si prevede all'interno della nostra Sì. struttura, ecco, nel settore è un'utenza molto delicata, insomma. Quante persone riuscite ad accogliere in questa La nostra struttura? capienza è di 66 posti letto, Sì. sì, suddivisi tra, diciamo, ovviamente tra i vari nuclei destinati a anziani autosufficienti e anziani non autosufficienti. E inoltre abbiamo anche, diciamo, un terzo reparto, quindi oltre a casa di riposo per Sì. autosufficienti ed RSSA per non autosufficienti, abbiamo anche un reparto denominato casa alloggio, che è formato da mini appartamenti. È una tipologia, diciamo, di accoglienza residenziale destinata, diciamo, anche a coppie. Quindi una specie di B&B, insomma, Ecco, quasi, diciamo così, quasi, ecco, ma non sì, c'è è una assistenza tipo. per queste persone. Come Praticamente, funziona? no, è un contesto praticamente sempre, diciamo, collocato nella sfera dell'assistenza, dove si offre, diciamo, un target alberghiero, diciamo, un attimino più elevato, però ovviamente in un contesto, in un Quindi anche regime a coppie di anziani, assistenziale. praticamente. Esatto, Anche a coppie di sì. anziani che hanno problemi in casa, Esatto, non riescono questa, più diciamo, a. è Ah, è un'idea, una bella cosa. è una tipologia, diciamo, strutturale, pensata un attimino anche al futuro, ecco, dove magari una coppia, appunto, marito e moglie, pensiamo marito e moglie, ma può Certo. essere, diciamo, anche per i singoli, Certo. diciamo, magari Una coppia di amici, prevede, diciamo così, esatto, dimmi. prevede, insomma, per una propria tranquillità, ecco, perché, insomma, bisogna, ripeto, bisogna fare i conti anche con le patologie, ecco. Certo. L'età anziana gioca brutti scherzi, E quindi voi quindi. accogliete questo Sì, tipo di richieste nella vostra esattamente, struttura, quindi esattamente. 66 più questo tipo di No, servizi. Ah, inclusi, inclusi inclusi, questi. sì. Beh. Abbiamo 18 posti per casa di riposo per autosufficienti, 8 in casa alloggio sempre per autosufficienti e 40 in RSSA. Bello. L'RSSA, Bello questo diciamo, è la posto. tipologia strutturale che accoglie la non autosufficienza ed è quella, diciamo,
per cui la maggior richiesta, le maggiori necessità sono proprio, diciamo, da offrire alla non autosufficienza. Su quanti operatori contate per tenere in piedi questa struttura? Praticamente su 66 tutti tra personale sanitario, sociosanitario, alberghiero, amministrativo, siamo il 50%, siamo 33 persone. Caspita, esattamente. Quindi 33 non poche, persone. Non poche. Esatto. Sì, non poche. Certo. Personale di cucina, lavanderia, guardaroba. Diciamo più o meno una persona ogni due, insomma, per dire Più o meno. Sì, più o meno, anche se comunque diciamo, nel conteggio appunto c'è anche l'amministrativo, certo. Sì, il rapporto per la non autosufficienza è un operatore a 4 e per gli autosufficienti 1 a 10 per quanto riguarda, diciamo, l'assistenza di base. Poi ovviamente ci sono gli infermieri. Da quanti anni è aperta questa struttura? Che tra l'altro è molto conosciuta, dobbiamo sì, dire. Sì, infatti, diciamo, una struttura storica. Diciamo, la struttura nasce negli anni 40-50, a cavallo, ecco. All'epoca però ovviamente non era una struttura, diciamo, nell'ambito della residenzialità per anziani, nasceva come una struttura che dava accoglienza a orfanelli, quindi sì. la cara Suor Cecilia, ecco. Ecco perché il nome, Suor Cecilia. Esatto, il nome in gergo che ancora oggi è rimasto, sì, perché la fondatrice era appunto Suor Cecilia Ventricelli, ecco. Suor Cecilia Ventricelli, che poi il cognome fu un attimino trasformato, stravolto Ventricella, ma perché sembrerebbe che, non so in che anni, negli anni 50, 60, qualcosa del genere, ci fu un incendio all'ufficio anagrafico. Ecco, quindi durante la ricostruzione, ecco, la I finale è stata trasformata in A, e quindi Ventricella, però lì di buon sangue. Tra l'altro stata. Ventricella ad Altamura, credo che non ci sia. Infatti, sì, lei e una sua sorella penso che ebbero, diciamo, la finale. Questo problema, sì, da un giorno all'altro, è un po' quello che succede oggi, diciamo. Esatto, anche oggi succede. Da un giorno all'altro qualcuno ti dice che tu devi vivere in maniera diversa. Diciamo, è storia anche dei nostri giorni, in Italia siamo abituati a questo, fino ad oggi le cose vanno in un certo modo, poi da un giorno dopo si cambiano abitudini, nomi, addirittura ti cambiano il nome e tu ti devi accontentare. Dice questo, ma ci hanno mandato, che devo fare? Non posso fare niente. E siamo inermi rispetto a queste decisioni. Allora, voi avete con questa struttura deciso di partecipare a una gara. L'eccellenza, esatto. Tra le strutture italiane. Italiane, sì, praticamente diciamo è una gara che si colloca in ANSDIP, praticamente ANSDIP è l'associazione di categoria dei dirigenti delle strutture, sì. E quindi nell'ambito di questa convention annuale, dove poi ci sono anche, diciamo, convegni, appunto, si discute delle tematiche più comuni a livello nazionale, quindi regione per regione, ogni anno praticamente ANSDIP dà spazio a questa gara di ristorazione nell'ambito, appunto, diciamo, attinente alla cucina nelle strutture, diciamo, residenziali. È una sfida, sì. Arrivare a un certo livello non è facile. Esatto, perché molto spesso quando si parla di cucina, quindi si pensa, ecco, alla cucina, diciamo, ecco, largamente intesa, magari penalizzando quella che può essere la cucina. Cioè, non si ha mai una buona idea su quello che si mangia, anche perché gli stereotipi sono ancora tanti. Si pensa, diciamo, l'alimentazione in una struttura per anziani, la solita minestrina, la solita pappina, ecco. Quindi, diciamo, questa è un'idea partorita già 12 anni fa proprio per sfidare questo stereotipo e qui per valorizzare. Quindi ovviamente voi vi siete presentati per portare la cucina di Altamura, della vostra struttura, anche perché realtà. Poi la gara aveva appunto, diciamo, un tema, il tema di quest'anno è chilometro zero, quindi dovevamo ovviamente anche rispettare il tema. E niente, praticamente abbiamo aderito in ultima battuta, insomma, quando quasi i giochi erano fatti.
E praticamente, insomma, la dirigenza, la segreteria sono stati entusiasti di accogliere a Bergamo una struttura del sud, la Puglia, Certo, con certo. tutti i suoi pregi. E quindi è stata, diciamo, già la La nostra. città del pane, poi Eh non sì, la città dimentichiamo, del nel senso, sono pane, sempre visti per infatti, questo anche. esatto. E quindi abbiamo proposto praticamente, diciamo, un paio di piatti. Appunto, uno è il piatto che poi ha vinto, insomma, la Che gara. è questo che ora possiamo chiedere alla regia di inquadrare, perché eccolo qua. Esatto, È un esatto. piatto molto bello, devo dire, da guardare. Fa venire fame, insomma, questa è la cosa principale. Che cos'è questo piatto? Scusa. Da Allora, praticamente che cosa è composto? l'abbiamo denominato tortino murgiano. Non è altro che appunto, un tortino di pane, Di ecco, pane, questo qua, questo sì. qua, un tortino di pane, ecco, diciamo, amalgamato con, diciamo, un pizzico di formaggio pecorino, una E questa è spruzzata di. carne, che cos'è Sì, questo? praticamente quella è salsiccia, Ah, ecco, salsiccia, quindi ovviamente locale, chilometro zero. locale, chilometro zero, sì. Quindi abbiamo puntato sul pane, adagiato su una E purea questa che di cos'è? Questa fave. cos'è? Questo è Questa verdurina? finocchietto Finocchio. selvatico. Ah, ecco Quindi perché. abbiamo trasportato proprio il finocchietto, preso dalle murge. Sì. Ecco, e abbiamo praticamente, poi abbiamo abbinato anche appunto la purea di fave, insomma, Quindi questo che piatto, con questo piatto voi siete riusciti a vincere. siamo riusciti a vincere, Primo premio. sì, il primo premio, Complimenti, il primo, complimenti. grazie, Tra le strutture, grazie. questo perché, ecco, dicevamo prima, uno pensa sempre, vabbè, ma chissà quella struttura, quelle strutture, cosa ti daranno da mangiare? Invece ci sono anche le eccellenze anche in questo settore, questa ne è la prova. Quindi è un piatto gustoso che, dico, voi fate Molto, solitamente. molto. Questo. Facciamo solitamente, Ah, sì, beh, beh, beh. questo è un piatto che noi Però qui proponiamo. oggi non ce l'ha portato Non. da assaggiare, vogliamo chiarire. vi Vabbè, prometto in una prossima vedremo con le occasione di. telecamere Certo, perché no? Perché no? Quindi appunto c'è della ad salsiccia assaggiare. di suino a punta di coltello, insomma, il pomodoro pachino Quindi che tutto preparato nella vostra non struttura, manca, questo. tutto preparato nella nostra struttura, sì, noi lo proponiamo, Queste diciamo, sono ai patate, no? nostri. La purea di No, no, patate. purea di Di fave, purea fave, di ah fave, sì, ancora con più gustoso, sì. sughetto appunto della salsiccia di suino con il pomodoro e poi diciamo Quindi un piatto contornato, abbastanza semplice, semplice ma però gustoso. ricco anche diciamo nelle proprietà nutrizionali perché poi insomma la nostra cucina deve essere, diciamo appunto deve essere lavorata tenendo conto di una Certo, serie di fattori. di fattori importanti, capacità Perché è vero che sono anziani, anzi, proprio loro Esatto, hanno bisogno di più energie, hanno bisogno capacità, di vitamine, insomma, hanno bisogno di tante cose capacità per. bromatologiche, valori nutrizionali, capacità nutrizionali. Noi questo lo proponiamo come alternativa, noi lo presentiamo come un piatto unico, perché poi appunto diciamo comprende dalla salsiccia, il pane con Sì. i Cioè, suoi condimenti, il tortino è un piatto che va e bene anche in un matrimonio, questo. potrebbe andare bene Ai anche in un matrimoni molte matrimonio, volte si perché no? mangiano schifezze, porcherie, cose anche molto banali, invece questo è un bel piatto. Complimenti, è degno di Grazie, qualsiasi sala grazie, ricevimenti grazie. di un certo livello, insomma. Bene, quindi questo qui è quello che ha vinto. Voi avete portato Sì, anche il pane di Altamura, abbiamo ovviamente, che portato vedo da alcune foto anche, che. sì, abbiamo portato anche il pane di Altamura. Abbiamo accompagnato il Sì. tutto con un ottimo vino che sposava bene, diciamo, si sposava bene anche grazie al suo nome, il vino Murgioso, ecco. Ma è fatto qui ad Altamura, dico. E no, da Ah, Gravina, vabbè, sì, siamo vabbè, però nella siamo in nostra ambito. terra, È un sì. buon primitivo, diciamo, con un'aggiunta di aglianico, che insomma, comunque, ecco, ce l'abbiamo a due passi. E tant'è vero che anche il vino, insomma, ha fatto, diciamo, la sua Presa, buona presenza. molto presa. Tant'è vero che Ma questo a unanimità.
volevano, diciamo, assegnare anche il premio al Per il vino, vino. però il vino, diciamo, Era non fuori rientra, concorso. era fuori concorso. Ve lo siete solo bevuto, insomma. No, Praticamente, basta, dai, ma questo lo scolato. offrite anche ai vostri ospiti, il vino, questo. E allora, no, anche perché questo vino no, questo è un 15 gradi, Ah, onestamente. quindi Quindi siamo sì. fuori. No, sì, diciamo dovremmo abbassare qualche grado. Solitamente ci manteniamo su un vino sempre locale, però insomma tra 11 e 12 gradi, non andiamo oltre i 12 E gradi. siete andati lì ovviamente con, diciamo, lo chef che avete a Con gli disposizione, chef, con gli chef che avete a disposizione con nella due, struttura, gli vogliamo chef. nominarli qui su, Sì, anzi, diciamo giusto per salutarli anche, per ringraziarli, Vito Silvano, nostro vecchia chef, conoscenza di vecchia Canale 2, conoscenza anche di voglia. Canale 2, sì, nostro Allora. chef di vecchia data, la new entry che è con noi da poco meno di un anno, Tommaso Lo Russo. Ecco, e poi non dobbiamo, Non il diciamo. consigliere comunale, non c'entra No, niente, non no, è un c'entra niente, non altro c'entra niente. Tommaso, no, non si sa mai, E uno può fare anche lo poi. chef, può È fare il certo. consigliere, non c'è niente di strano, insomma, sentivo qualcuno che No, veniva in no, regia, è no, un altro Tommaso è Lo un altro Russo. Tommaso Lo Russo. E poi un ringraziamento, diciamo, ecco, da parte della direzione ad Angela Segretto, Sì. che è la nostra biologa Ah, che nutrizionista vi segue un e po' che nella. segue, appunto, diciamo. Ecco, Lo tutte stile lo stile, diciamo. insomma, appunto, diciamo tutto Bene, ciò che che va concerne somministrato. il pasto, Sì. ecco, e con i nutrienti necessari, chilocalorie, diciamo Bene, tutto per essere complimenti. in linea con i valori nutrizionali. Complimenti, una bella Grazie. notizia e belle informazioni che ci stai dando perché è una struttura che insiste nella nostra città e quindi è giusto sapere, ecco, essere informati anche su quello che accade qui ad Altamura, anche in senso di ospitalità, è un servizio che viene offerto agli anziani. Loro sono contenti Molto, dei pasti. Cioè, molto. Sì, 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 cosa sì, vi sì, dicono? sì. Il piatto di oggi è stato È stato eccezionale, eccezionale. eh? Mi Anzi, raccomando, diciamo, domani. sì, Sì. infatti le raccomandazioni sono sempre all'ordine del giorno. Infatti, diciamo, il buongiorno è che si mangia oggi? Ah, c'è il risveglio dei Quindi il risveglio sensi. dei sensi, Ah, che fa parte, bella insomma, questa di cosa. tutto il contesto. Li mantieni attivi, Sì, diciamo. sono Quindi abbastanza, ecco, sappiamo attivi, che l'età si sta certo. allungando, L'età si sta diciamo. allungando, ecco, Quindi anche questa attenzione sta crescendo. Bene. Allora, Nicola, penso che abbiamo detto tutto di questa sì. struttura che è in via Gravina ad Altamura, una struttura che, diciamo, possiamo invitare i nostri telespettatori Certamente, a certamente. visitare. Noi l'abbiamo portata qui questa storia perché è bella, si tratta di assistenza agli anziani e di un premio prestigioso che è stato, ecco, qui c'è proprio Sì, il l'attestato, se riconoscimento. la regia ce Sì, lo può è inquadrare. una targa, diciamo una targa in cristallo, ecco, questo è stato il riconoscimento, appunto. Bene, Quindi bene, primo bene. classificato, chilometro 25 zero. maggio 2017. Sì, sì, Molto sì, bene, sì, sì, molto sì. bene. D'accordo, allora io ringrazio Nicola per essere stato Grazie a te, qui Arturo. con noi È a stato un fare questa piacere. trasmissione. Piacere nostro, purtroppo dobbiamo cedere lo spazio agli altri programmi che, come Ovviamente, sai, essendo un fedelissimo di certo. Canale 2, Sì, insomma, sì, sì, sai sì. che ci sono anche E infatti, altri non programmi dobbiamo dopo togliere di noi. spazio, Va bene. bene. Allora, grazie a Nicola Grazie Lucera per essere stato a te. qui con noi della Buonasera struttura Cecilia Ventricella di a tutti. Altamura. Altamura, assistenza per anziani. Ci sentiamo domani, come al solito, domani ci sarà Felice Griesi al mio posto e ci sarà sempre, ricordatelo, Canale 2 c'è, ci sarà ancora, ancora una volta. Grazie a tutti, a risentirci.